Vorrei che fossi finito domani mattina. Quanto è bello, meraviglioso, molto contenta sono. Sono emozionata perché dopo tantissimi anni entrare qui, bello, e stiamo aspettando tutti che apra questo teatro.75 anni e Rimini rivede il suo teatro. Quali sono le emozioni di questa sera? Penso che veramente sia stata una grandissima emozione. E quello che ho provato proprio mettendomi in coda con gli altri in modo disciplinato, così mi ha dato proprio l'idea di essere, di appartenere a questa città. Veramente di appartenere a questa città, un po' come succedeva nel Medioevo quando si costruiva la campana, e quindi tutta la comunità, come diceva poi Poletti nel suo progetto, e tutti insieme, questa comunità di riminesi hanno insieme, sono stati orgogliosi questa sera di assistere a questo momento. Era ora, dopo 75 anni siamo contenti molto. Non l'ho mai visto, quindi l'ho sempre visto distrutto. Va bene così. Una cosa bellissima, noi non l'abbiamo mai visto e quindi è una novità. Molto orgogliosi di questa opera, direi unica nella ricostruzione in Italia, no? Il Teatro Galli, mi ricordo che giocavano a pallacanestro dopo la guerra qui, perché qui c'era una copertura in lamiere e sotto si giocava a pallacanestro. E soprattutto questo senso di appartenenza, seguire questi lavori e tifare proprio per questi lavori, per noi è molto molto importante. Una cosa meravigliosa sicuramente, se penso solo che qualche anno fa qui ci facevamo ginnastica con la scuola, è un grande onore poter vedere tutto questo bello, insomma, sicuramente. Da riminese vera è un grandissimo, poi amo il teatro, quindi sono proprio contenta, grazie. Non ci speravo di poterlo vedere prima ancora di arrivare a tutti questi anni passati, quindi è un'emozione incredibile, e per Rimini penso che sia, assieme alle altre opere che sono state portate a compimento e a quelle che verranno, sia un passo molto importante. Io ci giocavo a pallamano qui dentro, quindi era una palestra, finalmente abbiamo il teatro e sono molto contento, veramente, grazie. Com'era dopo la guerra, noi eravamo bambini, lo vedevamo distrutto, non sapevamo com'era, e adesso vederlo, io mi sento orgoglioso, insomma. È una bella soddisfazione. No, è sicuramente una bella cosa per la città, perché questa città ha sofferto in questi anni di offerte culturali un po' schiacciate sul turismo, sul balneare, e il fatto che diventi una città tutto tondo con l'offerta culturale 12 mesi su 12 mesi con teatri è una cosa positivissima. Zio, perché mio zio era un corista del Galli, quindi è questo quando io ancora non ero nata, diciamo. È una bella cosa e siamo anche molto desiderosi di vedere
come l'hanno sistemato dentro. Si aspettava di rivederlo rinato? Ci speravo, ci abbiamo sempre sperato, poi finalmente... Abbiamo seguito i lavori giorno per giorno. Perché... Sì, quando con le passeggiate quotidiane.